Come si disegnano i gatti? Oggi faremo un po' di pratica per esplorare questo bellissimo soggetto. Ciao, benvenute e benvenuti in un nuovo video. Ho deciso di dedicare due video al soggetto gatti, anche perché è il tema che stiamo affrontando questo mese su Patreon e su Twitch, quindi per chi non lo sapesse faccio delle dirette una volta a settimana in cui esploro di mese in mese un soggetto diverso, e quindi ho deciso di fare un video per YouTube sul disegno e sullo studio monocromo, che sarà questo qui, e poi un video successivo in cui invece ci si concentrerà sulla resa pittorica ad acquerello. Infatti penso che sia sempre meglio fare prima qualche studio di disegno e di dipinto monocromo per capire meglio il soggetto, prima di avventurarsi in un dipinto magari più complesso, più strutturato e più rifinito. Quindi questa mia pagina di taccuino la dedicherò proprio a degli schizzi, prendendo delle foto di gatti in diverse posizioni. Come materiali userò quindi questa carta che è Sanders Waterford, 300 grammi, 100% cotone, e delle matite Faber-Castell Graphite Matte Pitt. Ho dedicato un video a questo tipo di matite, ve lo lascio qua in alto a destra. Per questo primo studio prendiamo questa fotografia in cui è ben visibile tutto il corpo del gatto e comincio da delle linee di movimento che vanno a rappresentare la curva del petto del gatto e poi la curva della schiena. Dopodiché mi dedico alla testa. Cerco di fare pochissime linee e di considerare la testa come un oggetto molto schematico e molto squadrato. È decisamente importante inserire e indicare la linea degli occhi, dove iniziano gli occhi, e separare proprio anche mentalmente il piano superiore, quello della fronte, da quello inferiore, che ha tutta un'altra inclinazione. Quindi già se facciamo bene queste due linee capiamo meglio come impostare tutti gli altri elementi. Queste prime linee mi permettono di cominciare a ricavare in maniera un po' più precisa e meno spigolosa la testa del gatto, quindi i contorni della testa del gatto, gli occhi e anche il naso. Bisogna anche porre molta attenzione a come sono girate le orecchie, come sono ruotate. Per esempio qua vediamo che di una ne vediamo l'interno, quindi è completamente di fronte a noi, mentre l'altra è di profilo. Ora che ho fatto la testa, che secondo me è la parte più difficile, vado anche ad aggiustare le linee che avevo fatto inizialmente, quindi per esempio la schiena doveva partire un pochino più in basso e la parte più sporgente, quella laterale, la vado anche ad aggiustare di conseguenza. Per quanto riguarda le zampe, bisogna evitare di farle anche qui troppo tondeggianti, considerarle come una specie di pagnotta. Invece vi consiglio di dividere le varie dita proprio, semplificandole con queste forme di rettangoli stondati. E anche stavolta fare caso a quali dita, quale parti della zampa noi vediamo esattamente di fronte a noi e quali invece vediamo molto più di profilo. Vado ad aggiungere gli ultimi dettagli come le pupille, e questo disegno lo mettiamo da parte perché poi non ve lo faccio vedere il monocromo, perché è venuto così male che poi alla fine l'ho coperto con un altro disegno. Quindi passiamo subito al disegno di un altro gatto in un'altra posizione. Ecco, lo censuriamo direttamente con la nuova foto. Allora, anche qui sono partita dalle linee esterne, le linee più laterali di movimento, quindi cerco di fare delle linee curve sinuose per proprio anche rendere l'eleganza del gatto, però poi quando vado a disegnare la testa ritorno alle mie scatole, ritorno a una struttura molto, diciamo, anche scultorea. Questo perché molto spesso quando bisogna disegnare la testa del gatto riemergono vecchie conoscenze delle elementari, di quando si era piccoli, in cui si disegnava il gatto in maniera veramente molto stilizzata. Quindi per uscire da questa visione stilizzata e simbolica del gatto è meglio andare a strutturare in questo modo la testa, secondo me. Aiuta proprio a definire in maniera più precisa, più realistica, le proporzioni. Poi aggiungo anche l'occhio, e in questo caso vabbè, è venuto un pochino diverso rispetto alla fotografia perché non ho colto l'inclinazione esatta della testa del gatto, però comunque più o meno funziona. Quando si fanno questi studi di soggetto, a me piace non lasciare il disegno così, ma andare anche a studiare i toni, quindi creare di fatto un piccolo studio monocromo. Per fare questo ho utilizzato un colore grafite, quindi un grigio scuro veramente molto bello, che secondo me era particolarmente adatto.
Per questa tipologia di studio ho notato che mi trovo meglio a partire sul supporto asciutto, quindi non fare un bagnato su bagnato, ma cominciare a definire i toni medi direttamente sulla carta asciutta. Quindi vedete che sto spargendo il colore, mi aiuto a creare le macchie anche sfruttando la punta del pennello e in qualche punto vado poi a sfumare i bordi, così da non creare un margine eccessivamente definito tra una zona di colore e l'altra. L'utilità di questo studio monocromo è avere un approccio più semplificato al soggetto, quindi non dobbiamo subito preoccuparci dei colori, delle varie tecniche dell'acquerello, approcciamo in maniera un po' più semplice quello che stiamo facendo. Ed è proprio uno studio di come sono distribuiti i toni, di come possiamo rendere alcuni elementi come la morbidezza oppure il contrasto, prima appunto di realizzare un dipinto più complesso. L'ultimo esempio che voglio mostrarvi è di una foto, questa è una mia foto, sono i miei splendidi gattini, ed è un buon esempio di come fare, da dove partire, quando c'è una posizione del gatto talmente contorta che non si sa bene come renderla nel disegno, a volte neanche si distingue una parte rispetto all'altra. Allora, in questo caso sono partita, cioè in questo caso di nuovo sono partita, come vedete, dalle linee esterne, quindi dalle linee curve ed eleganti, che indicano più o meno la schiena dei gatti. Ora, come forse avrete già notato, quando io inizio da delle linee di movimento, poi magari le cancello e le riaggiusto, quindi è solo un modo per iniziare, non vi preoccupate se poi queste linee si rivelassero sbagliate. Dopodiché vedete che sto definendo le teste di nuovo e di nuovo mi aiuto con linee spezzate rispetto a linee curve e così piano piano cerco di definire tutti gli elementi importanti, tutti gli elementi che sono in qualche modo più riconoscibili, quindi oltre alle teste direi le zampe e le code. Anzi, in questo caso la coda, perché quella di lui non si vede. Ora che ho visto che le proporzioni più o meno ci stanno, vado ad aggiungere delle linee in più per definire meglio appunto quello che avevo soltanto abbozzato. Quindi vado ad aggiungere magari la linea degli occhi e qualche altro dettaglio che aiuti anche a leggere l'immagine, a far capire proprio di che si tratta. E infatti noi abbiamo la possibilità in realtà di specificare un po' meglio quello che sulla foto potrebbe essere un po' confuso, soprattutto perché magari andando a realizzare usando il monocromo, anche questo è un modo per semplificare e semplificare così anche quindi la visione da parte dell'altro. Un altro vantaggio di fare questo tipo di studi, che sono anche molto veloci, è proprio il fatto di non dover essere troppo perfezionisti, quindi anche prima sulle proporzioni, sulla resa esattamente realistica, ci vado in maniera un po' più elastica. Quello che mi importa è di dare comunque un senso di plausibilità, fare in modo che la semplificazione sia accurata e giusta, però senza pretendere quel grado di qualità che invece mi aspetto quando realizzo un dipinto più importante. Spero che questa distinzione tra studio e dipinto, dipinto importante a volte lo chiamo per cercare di farvi capire la differenza, sia chiara. Se non fosse così, chiedetemelo nei commenti che magari cerco di specificare un pochino meglio. Adesso quindi andiamo a dare una mano di pittura e uso la stessa identica tecnica di prima, quindi su asciutto vado a definire prima i toni medi e cerco di distribuirli in maniera piuttosto diretta e sintetica, cercando di non esagerare con il numero di pennellate. Ciò a cui faccio caso sono soprattutto due fattori, il contrasto e la leggibilità. Quindi riuscire a distribuire in maniera più o meno esatta i vari toni e quindi i chiaroscuri, questo ovviamente lo si può fare anche con la semplice matita, a me piace farlo con l'acquerello, ma appunto si può fare un disegno che abbia la stessa finalità di studio, assolutamente, oppure utilizzare qualsiasi altro mezzo pittorico. Però ecco, ci sono questi due obiettivi, quindi il contrasto e poi la leggibilità. Leggibilità che in questo caso era un po' più difficile del solito proprio per questa posizione. Però è anche una palestra, è anche diciamo un test per voi per rendersi conto di quanto abbiamo capito come realizzare il soggetto, di quanto abbiamo capito come trasformarlo in un disegno, perché se ce l'abbiamo un po' meglio in testa, se abbiamo capito la struttura di quell'animale, di quel soggetto, riusciamo in qualche modo anche a renderlo un po' più leggibile
un po' più comprensibile anche in pose di questo tipo in cui alcuni elementi vengono nascosti, no? Quindi non tutto è visibile e non tutto è chiaro. Spero che questo video vi sia stato utile, questa è la pagina anche con il dipinto in basso a sinistra che purtroppo non sono riuscita a registrare, però era interessante perché mi permetteva di studiare il soggetto anche completamente di profilo, e questo è anche un'idea su un metodo che potete applicare per studiare qualsiasi tipo di soggetto prima di appunto dover realizzare un dipinto. Ed ecco qui Vincent che viene a controllare ed approvare il suo ritratto. Intanto vi ringrazio per aver guardato fino alla fine, fatemi sapere le vostre impressioni nei commenti e noi ci vediamo presto nel prossimo video.